Che ne pensi? È grande. La ruota mi arriva qui. Sì, concordo. Oh, dove sta dormendo? È morto? Siamo morto! Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi sono qua con la mia amica Federica di Milano. Quasi. Dio mio, sì, siamo. E siamo qua oggi per far vedere questo supermercato qua, che è abbastanza italiano, diremo, che vendono prodotti italiani importati. Si chiama Onco Giuseppe. Vediamo cosa c'è dentro e soprattutto cosa ne pensa Federica. Andiamo. Prima impressione. Ordinato. C'è la musica italiana. Ma senti? Napoletana volevi dire. Ok. Lascialo ai americani di prendere dei frutti e renderli tipo malsani. Perdi il cioccolato. Dice, e tutto. Devono smetterla gli americani. Devono smetterla gli americani di prendere la frutta e renderla non salutare. Anche il prosciutto, per esempio. Oh, bello, guarda. Cosa dici? Anche in Spagna lo tagliano in modo strano. Cioè. Sì. Guarda. Che senso? Non lo vedrai mai in Italia, tipo, è sempre uno sopra l'altro. Ah, tipo non è una... Non è così a cattivo. Un mucchio. Esatto, non è ammucchiato. Interessante. Questo vorrei che ci fosse in Italia, sarebbe così. L'ho preso già pagato, mai visto. Bello, questo sembra interessante. Che bello! Sì, tutte queste salate già preparate. La Federica Popcorn. E in realtà qua fanno tipo la loro mozzarella ogni giorno. E dire vero, sì, è un po' buono, direi. Potrei toccarla tutto. Guarda, vieni. C'è la roba della bruschetta già pronta. Sì. Mango salsa. Sto quasi... 7-layered. È una cosa. Sette livelli, strati. Poi... tutte le hummus che vuoi. Questa è la figata del secolo. La figata del secolo. Vuoi dire che è usato per, tipo dal secolo. Ho imparato da Fede, la mia amica, che dice tanto tipo... No, no, non l'hai imparato da me. No, perché imparato no? Da qualcun altro. Okay, ho imparato questo periodo, questa frase del secolo, che qualcosa è del secolo e mi piace molto. No. Secondo me è abbastanza carino. Tutta è una figata qua. Ma a dire il vero, tanti supermercati hanno queste cose, ma decisamente qua c'è più quantità.
questa è proprio la figata del secolo, perché il guanciale qua è quasi impossibile da trovare. In realtà sono abbastanza scioccato che sia qua. Sono contento perché è un altro posto in cui posso trovarlo. Qui posso trovarlo. Federica, esistono i ravioli fritti in Italia? No. No. Sono buoni però. Sì? Sì, certo. Le cose italo-americane, che sono buone, molto buone. La vita, come ci siamo notato, la vita in America è proprio tipo di fare tutte le cose ma molto velocemente, quindi mangiamo tanti cibi, tanti cibi, tanto cibo che è già tipo preparato, ovviamente non è tipo da mangiare sano proprio. Come? Olive. C'è la corsia. Ciao, Aragosto. Aragosto. Come va? Ah, ci sono le cozze. Ci sono le cozze già. Ah, queste non le mangerei mai. No, non anch'io. Ma stai vedendo tipo i prodotti che sono veramente tipo venduti in Italia o no? Rane per la barilla. No? No. Moltissimi no, non esistono in Italia. Se lo sapete. Sì, sono bianchi. Però nel senso è più figo qua, cioè fate molta più roba. Sono bianchissimo. Tipo io non ho mai visto il Manicozzi Jumbo Chef. Davvero? Sì, cioè, ci sono anche cose che fa la barilla che non vedono. Interessante. Tipo questa marca io non l'ho mai vista. Rondoni. Questa è la marca che di solito la mia famiglia compra. Oven ready lasagne mai viste. Oltre in lasagne. O anche le lasagne proprio fatte così strane, non l'ho mai vista. Sì, queste lasagne qua non si devono cucinare o tipo mettere nell'acqua. Questo quello lo chiamate elbows mai visto. Che è già cotto. Ready pasta mai visto. Sì. Questo c'è in Italia? Veneziano?
sai come costano? Quanto costano? Ah, di sicuro non così. Saranno euro 50. Sì. Tanta gente qua non mangiano, sì. Ma in realtà ci sono anche delle persone che non sono celiacche, ma che mangiano senza gusti, non so perché. Alfredo, il malfamato Alfredo, sauce di Alfredo. Molti ho visto in Italia, no? Molti, sì, buonissimo. $6. Vittoria vegan. Mamma mia, questo c'è una cosa da ridere. Italian, stile italiano. Perché sono italiani? Chissà. C'è l'acqua che è costosa qua. Quindi direi che questo è un buon prezzo. Un buon affare. Cosa? Caffè. Vediamo i prezzi. $17 per lì. Ammazza. Non ho idea di quanto costi in Italia. Tipo 6? Sì. 6 euro credo, 7 euro. Sì. Tanti. Pilon come il politico. Come? C'è un politico che si chiama Pilon. Ah. Di destra. Caffè la chiave. Che significa? Spagnolo. Caffè la chiave. Ah, interessante. Sì, gli Stati Uniti sono proprio una terra di troppa scelta. Decisamente troppissima, che non è una parola, scelta qua, decisamente. Guardate queste tè, ad esempio. Mini marshmallow. Cioccolato caldo. Questo Swiss Miss. Mi vai preferita Lucky Charms. Mamma mia. Unicorn. Guarda tanta. Che schifo. Guardate questa varietà di cioccolato. Giuro, è veramente inquietante. E il prezzo di acqua panna qua. 2,50 centesimi per una bottiglia d'acqua panna. Tantissimo. Chinotto. Trovato. Però è stappi, non è chi. Oh no. San Pellegrino. Dici che. Questa canzone. No, la crosta direbbero. Come mette tu? Conosco solo il ritornello, sciolgo le 14 cavalli. $15 per 6 bottigliette. La Coca-Cola obesa? Sì, 2 litri. È una dimensione molto normale per noi. Due? Solo due? 2 litri, sì. Sembrava di più. C'è anche fresca. Mamma. Dr. Pepper, che non l'ho mai provata. Oh, è buonissimo. Sì? Sì, è molto dolce però. C'è anche il root beer, questo è molto americano. Sì, l'ho provato una volta, è terribile. Sì. Ti ho spedito la lattina. Sì, terribile. Vorrei comprare questa qua con la frutta, sembra buonissima. Noi non ce le abbiamo le torte di Halloween. No. Cosa? Perché? Perché i colori o per cosa? Tutto, perché sì. Non ce le abbiamo. Ah, ok. Purtroppo tipo questo, come si chiama frosting? La parte sopra. Comunque, tutto questo frosting
orribile. E sì, è la zuccheratissimo. Cosa più dolce zuccheratissimo. Della storia. Io infatti l'ho dovuto buttare, ne ho mandato un morsicino. Sì. Un morsicato e poi basta. Si può dire, dolce, veramente. Si può dire che è la cosa più dolce del secolo. Allora, Federica, alla fine, che ne pensi di questo supermercato italiano? Figo, bellissimo. Sì. È un'esperienza. Sì, sì, sì. Esatto. Si vede, almeno tu, suppongo che tu veda, che ovviamente qua spendo tantissimo soldi. Tantissimi, tantissimi soldi. Sì, mi sì, guarda sì. Solo il reparto frutta e verdura, che cos'è? Cioè, è un allucinante. Sì. Tentate. Allora, questo è tutto per oggi, ragazzi, grazie per aver guardato questo video. Cosa dici? Perché è cosa importante? Ah! Oh. Sì, tecnicamente per le persone che tipo forse ha rotto le gambe eccetera, ma purtroppo oggi come oggi tantissime persone obesi utilizzano questa cosa perché sono troppo obesi per camminare. Il mio palco. Cosa? Stavo per sedermi. Vai. Comunque sì, questo è un supermercato italiano, direi, qua in America, con prezzi tanti alti e sì, troppo sì. Alti e... Molto americano, devo dire. Sì, 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 e si vede che sono bianchissimo. Cosa? Americanissimo. Italianissimo. Esatto. Va bene ragazzi, grazie mille per aver guardato questo video e ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Ciao.